Il Parlamento si muove, ma quasi fuori tempo massimo. 5 senatori della maggioranza presentano un disegno di legge sul fine vita che introduce la possibilità di ricorrere a un farmaco letale per ridurre il tempo di attesa della morte. Monica Cirinnà precisa che si tratta di una proposta che non va in contrasto con i disegni di legge già depositati e con la sentenza della Consulta. La norma consente di applicare l'aiuto medico a morire esclusivamente a pazienti capaci di intendere e volere e che scelgano liberamente, che siano afflitti da patologie irreversibili, che ne siano consapevoli e che siano vittime di dolori insopportabili. Una fronda, un'assemblea dove in tanti hanno fatto sentire la loro voce contro una leadership sempre più contestata, quella di Luigi Di Maio. Nel Movimento 5 Stelle il dissenso non è più nascosto dalle regole di facciata. Senatori come Emanuele Dessì, Michele Giarrusso e Barbara Lezzi contestano Di Maio, che tuttavia smentisce l'esistenza di una fronda contro di lui. Ma le smentite non fanno desistere Salvini, che sfrutta le grane interne al movimento per annunciare che ci saranno alcuni passaggi verso la Lega. L'ultimo mercoledì di ogni mese il PD presenterà un obiettivo per promuovere la sostenibilità ambientale. Si comincia con una proposta di legge contro il consumo di suolo. L'iniziativa è stata presentata nella sede del partito dal vice segretario Andrea Orlando. Intanto il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut ha annunciato che il provvedimento sul clima, dopo i problemi sulle coperture ravvisate nei giorni scorsi, probabilmente sarà esaminato dal Consiglio dei Ministri della prossima settimana. L'intelligenza artificiale deve migliorare il benessere degli individui, lo sottolinea il presidente del Senato Elisabetta Casellati in occasione del convegno su gemello digitale, l'altro me a Palazzo Giustiniani. Tante le applicazioni in grado di stimolare la crescita, osserva, ma le applicazioni pratiche sollevano problematiche etiche. Il presidente del Senato ricorda la necessità del controllo umano e della trasparenza. Un gruppo di studenti del liceo Pitagora di Torre Annunziata ha consegnato a Casellati una ricerca sulla violenza contro le donne. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.